Menù per intolleranze alimentari su richiesta. Un indirizzo affidabile e di fiducia, dove varcata la soglia si è accolti da un simpatico staff che vi farà subito respirare un'aria familiare. Tradizione e familiarità sono i punti salienti di questo locale, dove tradizione è sinonimo di antichi piatti tramandati di generazione in generazione. Matullo Trattoria Pizzeria è in via Libertà 12 a Melito Irpino, Avellino. Per info e prenotazioni 0825 472019 oppure 368 6075 32. Chiusura il martedì. Io sono stufa, è arrivato il momento di parlare. Zitta. Dobbiamo parlare. Zitta. Dov'è il dialogo zitta, tra di noi? Ma zitta. Perché? Perché sto ascoltando CRT Radio. Ah, allora sei perdonato. CRT Radio. È tutta un'altra musica. Pubblicità. Se il vostro desiderio è fondere tradizioni e innovazione, quello di cui avete bisogno è Nato Sapore, la bottega del pane a Melito Irpino, pane casereccio tramandato da generazioni e generazioni. Ma non solo, pizza per tutti i gusti, rosticceria, friggitoria, angolo pasticceria, cucina da asporto, con minuziosa attenzione per le materie prime di altissima qualità. Nato Sapore offre servizio catering e buffet su prenotazione, per rendere il vostro evento indimenticabile, dove gusto ed eleganza si sposano perfettamente per ogni tuo giorno, ma anche per quelli speciali. Scegli Natu Sapore e a te non resta che essere felice. Tradizione, gusto, qualità e cortesia lo trovi a Melito Irpino in Piazza Italia 11. Per info e prenotazioni 333 9428 338. Ricorda che siamo anche su Facebook ed Instagram. Non ti ricorda quando sabateva, appresso io veniva spigolara. NMC Ecosider, azienda con esperienza decennale, si occupa della raccolta, lo smaltimento e il trasporto di rifiuti non pericolosi, per conto proprio e per conto terzi. NMC Ecosider ti offre inoltre un impianto di recupero per rifiuti speciali non pericolosi, recupero e trattamento dei rottami, autodemolizioni. Siamo a Flumeri, presso la zona industriale Valle Ufita. Per info chiama lo 0825 443677 oppure visita il sito www.nmcecosider.it, ma puoi seguirci anche su Facebook. NMC Ecosider, professionalità e profondo amore per la nostra Irpinia. CRT Radio, le nostre offerte pubblicitarie. 10 passaggi giornalieri, possibilità di cambiare lo spot 3 volte in un anno, pagina dedicata sul nostro sito internet, realizzazione di un breve videoclip registrato a diffusione social, passaggio in monitor dello sponsor e videoclip nelle piazze dove sarà presente CRT Radio, formula di 6 mesi o un anno a un prezzo straordinario, 6 mesi euro 200, 12 mesi euro 350. Chiama i nostri referenti. Edi Di Michele 339-4560-657. Antonio Perna al 329-3531-717. Davide Iannuzzo al 380-3115-430 oppure al 328-8812-506. CRT Radio. È tutta un'altra musica. Il programma è offerto da DFD Costruzioni SRL di Fabio Barone. DFD Costruzioni opera da decenni nel settore dell'edilizia sia residenziale che pubblica, specializzata in lavori di costruzione, ristrutturazioni, lavori stradali, impiantistica, sistemazioni esterne e impianti sportivi. Azienda con certificazione di qualità ISO 9001-2008, attestazioni SOA. DFD Costruzioni SRL di Fabio Barone, sede legale Corso Italia 36 83030 Melito Irpino Avellino, mobile 338 95 70 775. Hai sempre sognato di diventare un parrucchiere o un estetista? Realizza il tuo sogno e vieni a conoscere la nostra offerta formativa. Mary School, Benevento, via Lungo Calore, Manfredi di Svevia 22.
Per info e contatti 0824 29133 o mandaci una mail a info@maryschool.it. Visita il nostro sito web www.maryschool.it, presenti anche su Facebook e Instagram. Mary School, insegniamo a valorizzare il tuo talento. La Mary School è anche centro estetico e parrucchieria, sita in via Valfortore 26 a Benevento. Ti aspettiamo! CRT ed Ezio Liccardi presentano Il calcio che scotta. Vi catapulteremo nei campionati di eccellenza e promozione, prima, seconda e terza categoria del calcio sannita. Il calcio che scotta. Devo perdere la voce, domani devo arrivare a giocare la gara col Montoro senza un filo di voce, con i ragazzi che vincono tranquillamente, no, insomma. No, tutte le partite sono difficili, ma niente forza e coraggio stasera, anzi la riprendiamo più avanti, perché questa è la serata del Ficino Tondi, un grande applauso! Che spettacolo! Da Rotondi fino a qui, e ne abbiamo visti di intrecci tra parentele, roba varia per arrivare fino a qua, abbiamo affrontato anche strade impervie, lì dove l'ospite qui a fianco a me per poco non mi vomitava in macchina. Un applauso all'unico calciatore del Ficci Rotondi, Vincenzo Uriemma. Silenzio, facciamo sentire la sua voce. Buonasera a tutti, superstite da un viaggio molto impegnativo in macchina. Ma come cazzo parla questo? No! Guarda, lei ci fa brutta figura. Scusate, avete detto, siamo tutti e quattro tifosi del Napoli, sì, ma lui sì, mi sa che tanto napoletano non è. Io sono Vincenzo, parla un po' di te. Io sono un po' misto, diciamo, nato a Benevento, cresciuto in Toscana, cresciuto lavorativamente in Lombardia e ora però sono tornato. Ritornato e dopo ci spiega. Ma avete visto un direttore sportivo com'è? Guarda, l'ha detto perché vuole essere presentato. Avete visto un direttore sportivo? Allora ti presento il direttore sportivo del Ficino Tondi, Salvatore Fierro. Grandissimo Salvatore Fierro. Allora, ti devo svelare un segreto. Quando ho chiamato il qui presente il segretario Rocco Ferraro, quando ho chiamato lui ho detto: mi raccomando, estendi tu l'invito agli amici. Lui vi ha scelto tra i tanti, sì. E quando mi ha detto i vostri nomi per la pubblicità, Salvatore, come cazzo si chiama? Salvatore Fierro, chiama Fierro. Ecco, si era scordato cognome. È troppo amore. Scordato cognome, Salvatore mio. A me non serve che mi chiama, mi trovo se. È vero. Allora dovete sapere, se volete cercare Rocco Ferraro oppure Vincenzo Auriemma su Facebook, su Instagram, come Ezio Liccardi, lo trovate sempre. Siate Truan Salvatore Fierro, non esiste. Salvatore, ti dovevo taggare su Instagram, su Facebook. Mister, lo so che è una vergogna, ma non ho mai effettuato una registrazione social. Allora, attenzione, aspetta, però, hai detto che tua moglie ti ha forzato. Solo lavorativamente. Il WhatsApp. Aziendalmente c'è qualcosa, cioè, ma non personale. Se ti mandi un messaggio su WhatsApp, poi Salvatore, tutto a posto. Meglio che mi chiama. Ok. Che siamo prima. Avete capito, insomma, la serata dove andrà a finire questa sera. Ok. Allora, dobbiamo frenarci la lingua stasera perché gli argomenti sono tanti e scottanti soprattutto. Iniziamo a salutare coloro che ci guardano, perché da Rotondi sicuramente ci stanno guardando e quindi non ci dobbiamo dimenticare nessuno. No. Però Pellegrino Formato, che è stato il primo a seguirci, mister della Juniore della Forza e Coraggio, ciao Pellegrino, ci vediamo domani al campo. Ma adesso ci tuffiamo a Rotondi, ci tuffiamo? Ci siamo tuffati. Allora io veramente con Rotondi mi sono tuffato già l'anno scorso, quando con la trasmissione di TV7 venni a trovare la società del Ficci Rotondi al suo ritorno al calcio l'anno scorso con la terza categoria, campionato giocato bene, giocato per vincerlo, per togliersi soddisfazioni, e queste soddisfazioni le avete avute perché dopo un bellissimo campionato, una bellissima cavalcata, siete riusciti ad arrivare in seconda categoria. Volevo sapere da voi, ecco, questa
Salvatore, speriamo che di non fermarci. Non ci fermiamo, non ci fermiamo assolutamente a Rotondi. Questo era per dire, ecco, quando vi siete riseduti a tavolino per programmare la stagione di quest'anno, quali erano i propositi? Chi me lo dice? Partiamo da Rocca per l'anzianità. Ok, ok. No, praticamente niente. Vicino alla situazione. Poverino, è talmente alto Rocco che per parlare al microfono si deve sdonocchiare. Sei capitato male, amore. Mi dici praticamente era... L'intento non era quello di bissare il successo dell'anno scorso, ma bensì di mantenere la categoria cercando... Campionato perlomeno... tranquillo. Sì, ma perlomeno, diciamo, centrare i playoff, visto che comunque conosciamo le squadre che andavamo ad affrontare. Poi, adesso il giorno di andate filo, abbiamo visto quali sono le compagini che... Piano piano, non uscire fuori traccia, sbaglia il tempo. Allora innanzitutto Marco Androsoni dice lo scorso anno è stato un anno da incorniciare, e facciamo un applauso a Rotondi con quello dello scorso anno, che poi meno male è un po' quello di quest'anno, anche se voi mi avete dato una forte pugnalata al cuore, e penso che la pugnalata l'avete ricevuta anche voi con il fatto che non c'è più la dose. No, la dose purtroppo ha abdicato. La dose. Cioè lui è venuto apposta dal Piemonte, dalla Lombardia per venire. C'è una trattativa lunga, non so se mi spiego. Ci avete messo il contratto, c'è il tifo, ci divertiamo, è venuto veramente qua. Ce la siamo giocata, grandi presupposti, sì sì. È vero, insomma, dove è andato sto tifo? Io me lo ricordo, tutti i ragazzetti, i Carucci, che cantavano, belli tutti per il mister, dobbiamo fare un altro po' di esperienza. C'è sempre da imparare nella vita. Non si smette. Vabbè, noi diciamo che, perché sti ragazzi dove stanno adesso? Stanno facendo la terza categoria. Ecco, quindi c'è un motivo del perché. L'altra società di Rotondi. Sì, sì, che bello, due società. I cugini. In un paese di quanti abitanti? 3.600. Quindi due squadre di calcio sopravvivono. Più squadre che abitanti. Ok. Allora ci saluta Mario Deianni. Ciao mister, ciao Mario. Lui andrà al nuovo attaccante del San Martino. Ha firmato questa sera con il San Martino in promozione. Quindi in bocca al lupo a lui. E poi Antonio Damiano, grande Vincenzo Auriemma. Antonio Damiano è un mio carissimo amico di Montesarchi, insomma. Grande sostenitore. Ho i fan a seguito. Vediamo quanti ciao, ne Tony, usciranno ciao, durante grande. La serata. Però insomma deve uscire qualche femmina che qua speriamo. Attenzione, in questi studi ho fatto lasciare una coppia, quindi state attenti, sì, perché gli chiesi, non avevo che domande fargli, gli chiesi da quanto tempo non fai l'amore, e lui mi disse pochi giorni fa, e quindi morì in questo studio, morì questa grande storia d'amore. Vabbè. Ok, meglio prima che dopo, meglio prima che dopo, giustamente. Allora sì, il Rotondi è partito quindi per questa avventura in seconda categoria, mantenendo bene o male l'ossatura dell'anno scorso. Sì. Abbiamo detto prima, avete perso proprio Marco Androsoni che ci ha salutato, altri due, tre ragazzi, ma diciamo l'ossatura è rimasta. La maggior parte dei ragazzi siamo la cosa che voglio sottolineare di Marco, che è però un ragazzo che segue ancora la realtà di Rotondi, ne trovarci spesso, quindi almeno sul lato personale lavoriamo bene. Ma miglioreremo sul lato di risultati. Mister, voi dalla vostra esperienza che ci consigliate? Io non vi ho visto giocare. Voi sapete che a me piace fare domande, mister. Tu falle, io non vi ho visto giocare, so sicuramente che Rotondi c'ha un timoniere ed eccezione. Gianni Riccio, un grande applauso! Mister Gianni Riccio! E lo ha dimostrato l'anno scorso e lo sta dimostrando, ma lo dimostrerà sempre perché è bravo. E a cosa posso pensare? Posso pensare, la cosa che mi viene più facile, è che forse la squadra non è all'altezza delle altre. Può capitare. Diciamo che mi vedo titubanti. Tu che invece stai in mezzo al campo. Ecco, facci capire qualcosa. Sì, dai. Se posso. No, tu devi. Io quando sono arrivato quasi a fine girone d'andata, diciamo. Ah, ok. Quindi però, è un mesetto e mezzo. Proprio il regalo di Natale. Abbiamo fatto una bella cosa che mi dici.
E ho visto che però c'erano tutti i presupposti per fare bene, nel senso ci alleniamo, giochiamo in un grande impianto a Montesarchio. Sì, ricordiamolo che Rotondi gioca a Montesarchio. Esatto. Quanto vi è costato? Lo diciamo dopo. No, diciamo dopo. Non diciamo niente.